Eccoci qua, benvenuti a tutti, buona serata. Avete visto, ce l'abbiamo fatta. Siamo qua nello splendido Duomo di Pinerolo, la sede vescovile del nostro vescovo Derio, che siamo sicuri sia giustamente lì a guardarci, anche perché questa serata è proprio dedicata a lui, dedicata a te Derio, per questa magnifica guarigione. Quindi ti aspettiamo prestissimo qua con noi. Crediamoci perché inno alla vita, inno alla speranza. Vogliamo questa sera toccare diversi temi, vogliamo stare insieme due ore in questa magnifica atmosfera con il contributo di tantissime persone che hanno davvero tenuto a dare la loro parte, la loro, appunto, il loro contributo a questa bellissima serata. E vedo alle mie spalle il mega direttore della rivista Vita Diocesana, Patrizio Righero. Do allora la parola a lui, perché forse mi sa che sia meglio che io vada a prepararmi per il concerto. E allora, benvenuti, sappiamo che siete già in tantissimi collegati, continuate a farlo, cliccate, perché ne vedremo delle belle, come si dice, ma sarà un'occasione splendida per stare insieme, per festeggiare il nostro vescovo che tornerà presto e per parlare insieme di tante belle tematiche relative a quello che sta succedendo in questi giorni. Ci vediamo dopo, la parola a Patrizio Righero. Grazie Mauro. Intanto Mauro si va giustamente a preparare insieme a Mega per la musica. La liberazione in corso nella società moderna, ma la Chiesa sia pure con propri moduli non vi è estranea, si esprime nella forte carica critica ed innovatrice portata dai giovani, dalle donne, dai lavoratori. Da un'età, cioè, che essa stessa avvenire e speranza, dalla condizione della donna, che reca nella società la forza dirompente della scoperta di sé medesima, dal mondo del lavoro, con una problematica sempre più complessa e per così dire civile. Non c'è dubbio che noi saremo giudicati sulla base della nostra capacità di interpretare questi fenomeni e di prendere su di essi una posizione appropriata. Non è in gioco solo il giusto assetto della nostra società, ma veramente la sua ricchezza e la qualità della vita. Perché la vita non è la stessa, ma migliore, se i giovani possono essere giovani, le donne, donne nella pienezza, non deformata e costretta, della loro natura, e i lavoratori, cittadini in assoluto, al più alto grado di dignità. Queste sono parole di Aldo Moro, pronunciate nel 1973. Ho voluto utilizzarle per aprire questo evento perché mi sembrano incredibilmente attuali. Questa sera ci troviamo qui per diversi motivi. Innanzitutto vogliamo proporre un momento di musica e di riflessione. Vogliamo celebrare la festa di San Giuseppe Lavoratore e di tutti i lavoratori. Vogliamo dare un segnale di speranza, soprattutto a quanti in questo periodo non possono lavorare e a quanti hanno perso la sicurezza di un lavoro stabile. Questa mattina Papa Francesco, nell'omelia a Santa Marta,
ha riflettuto proprio sul lavoro. Nella storia, ha detto Papa Francesco, abbiamo letto le brutalità che facevano con gli schiavi. Li portavano dall'Africa all'America. Io penso a quella storia che tocca la mia terra, dice Papa Francesco. E noi diciamo quanta barbarie. Ma anche oggi ci sono tanti schiavi, tanti uomini e donne che non sono liberi di lavorare, sono costretti a lavorare. Per sopravvivere, niente di più. Sono schiavi, i lavori forzati, sono lavori forzati, ingiusti, mal pagati, e che portano l'uomo a vivere con la dignità calpestata. Sono tanti, prosegue Papa Francesco, sono tanti nel mondo, tanti. Nei giornali alcuni mesi fa abbiamo letto, in un paese dell'Asia, come un uomo aveva ucciso a bastonate un suo dipendente che guadagnava meno di $0.50 al giorno perché aveva fatto male una cosa. La schiavitù di oggi è indegnità nostra perché toglie la dignità all'uomo, alla donna, a tutti noi. Oggi ci uniamo a tanti uomini e donne, credenti e non credenti, che commemorano la giornata del lavoro, per coloro che lottano per avere una giustizia nel lavoro, per coloro, bravi imprenditori, che portano avanti il lavoro con giustizia. Chiaramente in questo periodo tutto è condizionato dalla pandemia. Abbiamo voluto raccogliere alcune testimonianze di persone differenti e impegnate su più fronti. La prima è di Graziano Di Benedetto, infermiere, in prima linea nel centro Covid-19 dell'ospedale di Moncalieri. Sentiamo la sua testimonianza. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi chiamo Graziano e sono un infermiere e lavoro presso un reparto Covid a Moncalieri. Adesso non ho tutti i paramenti, la mascherina, la visiera, sono vestito quasi normalmente, fortunatamente. Allora, nei reparti Covid ho visto delle cose veramente tristi, delle cose terribili oserei dire, però non c'è solo quello. Abbiamo dimesso molte persone. L'ultima persona che abbiamo dimesso è una carissima signora di 96 anni. Se n'è andata via tranquilla, salutandoci tutti, insieme al figlio che è venuto a prenderla. Il figlio ha circa 70 anni, quindi anche lui ha un'età non da poco. Ecco, perché voglio fare questo esempio? Perché questa generazione che purtroppo ci ha lasciato, nel senso che purtroppo molte persone sono mancate, ci ha dato una forza incredibile. Io nutro una speranza incredibile, io nutro una speranza fortissima verso il fatto che andrà tutto bene. Perché bisogna sperare, bisogna assolutamente sperare. Senza speranza non si vive, senza speranza la vita è triste, buia, grigia, inutile. Io voglio continuare a sperare nelle dimissioni delle persone, nella fratellanza fra le persone. Ho incontrato colleghi che non avevo mai visto prima, con cui ho lavorato in maniera divina, insieme, fianco a fianco, per il bene delle persone. Mi commuovo un po', perché comunque è un'esperienza veramente forte. Però ripeto e ribadisco, la speranza si deve coltivare. Grazie, grazie a tutti per l'attenzione. Ad essere fortemente scosso dalla pandemia non è stato solo il mondo del lavoro, ma anche quello della scuola. Per questo abbiamo interpellato Rinaldo Merlone, dirigente scolastico dell'Istituto Prever di Pinerolo, alberghiero e agrario. Spesso ci sentiamo con lui per parlare di scuola, di giovani, di società. Preparando il suo contributo mi ricordava il grande impegno non solo degli insegnanti, ma anche del personale amministrativo, di cui spesso non si parla, ma che svolge un lavoro fondamentale, senza il quale la scuola resterebbe davvero chiusa. Ci siamo però anche sentiti questa mattina, purtroppo, ci siamo sentiti in merito al triste fatto di cronaca che ha coinvolto uno studente del suo istituto, un 19enne, che al culmine di una lite familiare, ieri sera, ha ucciso il padre per difendere la madre dall'ennesima aggressione violenta. Gli insegnanti l'avevano visto poche ore prima in video lezione, ma non si erano accorti del disagio che quel giovane si teneva dentro.
Rinaldo Merloni mi ha pregato di leggere prima del suo intervento questa sua riflessione. La primavera, dice Merlone, è ritornata puntuale, senza che la pandemia riuscisse a fermarla. Questa stagione ci porta alla vita nuova, ma anche alla passione, e poi ad una Pasqua che non sembra arrivare. Questa pandemia sembra infatti legarci più alla passione che al dopo. Parlare di scuola in questa fase può essere semplice, se ne trattiamo come tecnici, ma se ci cagliamo nei drammi personali, tutto diventa più complesso e le parole ci mancano. Il dramma vissuto da uno studente ci interroga e ci mette a nudo. Gli strumenti della didattica a distanza, tanto declamati, non sono sufficienti per farci capire dove stiamo parando. Forse dobbiamo fermarci un momento, tutti quanti, e riflettere su dove stiamo andando, dove stiamo portando i nostri giovani. Vuole essere questa la mia promessa, la mia premessa all'intervento tecnico che seguirà. Un momento particolare in questi due mesi di emergenza Covid-19. Sicuramente sia gli studenti, sia i docenti, sia le famiglie si trovano coinvolte in una situazione che nessuno di noi avrebbe mai pensato tempi fa. E allora che dire? Intanto ai nostri studenti, che sicuramente se i primi 15 giorni per loro è stata un po' una vacanza prolungata, una festa, col passare del tempo sicuramente questo periodo di ritiro in casa, con il bel tempo che intanto nei giorni scorsi si affacciava, indubbiamente per i nostri ragazzi, i nostri studenti, non è stato più un divertimento ma una costrizione. Direi però che non bisogna perdersi di coraggio, anche se sono trascorsi oramai due mesi in questa situazione, ma saper guardare avanti anche nello studio. Sicuramente per tutti voi è una prova non indifferente questa, tant'è che il Ministero della Pubblica Istruzione ha pensato bene di dire che automaticamente, se l'impegno c'è, salvo che non abbiate mai partecipato alle lezioni in videoconferenza, avrete accesso all'anno successivo. Ma questo non vuol dire abbandonarsi a un destino senza significato particolare. Dovete continuare a interrogarvi, a usare la vostra mente e il vostro pensiero per programmare la vostra vita, non chiudervi, diciamo, in un dolce far nulla, nell'attendere che il tempo passi e trascorrere la maggior parte delle vostre ore più sdraiati nel letto che nell'attività. Quindi direi è una prova per voi, ma una prova che va vinta e dovete prendere tutte le possibilità che vi vengono dati, gli stimoli che vi vengono intanto dalla famiglia in cui vi trovate inseriti in questo periodo prolungato e anche dalla scuola attraverso i vari interventi che le famiglie vi danno. Quindi coraggio ragazzi, non perdiamoci d'animo, manteniamo il senso di iniziativa e anche di gioco. Ovviamente il gioco non devo raccomandarvelo io, perché con i social siete in contatto con tutti i vostri compagni, gli amici, vicini, lontani, questo sapete districarvi benissimo, ma utilizzate anche questa metodologia, questo dinamismo per migliorare in quelle che sono le vostre conoscenze, in quello che è il vostro saper essere e saper fare. I docenti, gli insegnanti vivono un'altra prova non indifferente. Da quando esiste la scuola, solo nel nostro mondo mediterraneo europeo, dal mondo greco-romano, passando per Quintiliano, Agostino, Rinascimento e i giorni nostri, la scuola per sua natura è dialogo, maieutica, con tutti i nostri studenti. Oggi credo che nella storia dell'umanità è la prima volta che avviene in questo modo a distanza con gli studenti. Sicuramente dopo un momento, una fase di una o due settimane per ogni singola scuola organizzarsi per la comunicazione, la macchina a distanza si è messa in moto. Ma quante difficoltà possono provare i nostri insegnanti, e lì non devono scoraggiarsi, perché se la loro vocazione, quando ognuno di noi abbiamo scelto di dedicarci all'insegnamento, di stare con i giovani, accompagnarli nella crescita, oggi ci troviamo in una situazione un po' anormale, anomala, perché ci manca il contatto diretto, non c'è la dinamica di classe uniti, ma se non virtuale, quindi è una prova non indifferente
e avendo avuto occasione di dialogare a distanza con insegnanti i quali mi riferiscono a loro volta quando dicono i loro studenti, evidentemente tutti quanti desiderano ritornare presto alla normalità al dialogo. Per gli insegnanti c'è anche un'altra sfida. Normalmente il tutto nel significato giusto, profondo della libertà di insegnamento avveniva nella propria classe. Oggi non è più così. La normativa qui un giorno, forse anche altri aspetti della sociologia approfondiranno questo argomento, perché gli insegnanti si sono trovati a insegnare non a 25 studenti, ma spesso a 75, perché la famiglia segue, entra in azione, vede, e quindi questo ha rivoluzionato anche tutto il modo di intendere la lezione e di fare. Occorre però in questo mantenere ben distinti. Da un lato c'è la famiglia che ha un ruolo fondamentale e indispensabile, dall'altro c'è l'insegnamento, gli insegnanti, la scuola che ha un proprio compito in dialogo con l'altra realtà, però anche nella sua autonomia, perché se si mescolano troppo i due aspetti si finisce per non favorire una giusta crescita tra le parti. Quindi è un momento particolare, certamente duro per tutti noi, ma se guardiamo al futuro è una sfida interessante, e noi potremmo dire, piaccia o no, che abbiamo vissuto questo momento, questa fase, questa ricerca di una realtà nuova che ancora non conosciamo. Grazie, arrivederci a tutti. Il Piemonte e l'Argentina sono strettamente legati l'uno all'altro. Soprattutto la provincia di Cordova, dove molti piemontesi emigrarono in cerca di terra, lavoro e futuro. Le città di Pinerolo e San Francisco sono attualmente gemellate. Più tardi nel corso del concerto ascolteremo, per l'esecuzione del maestro Fabio Banchio, un famosissimo brano argentino, La Comparsita, sulla quale scorreranno immagini di amicizia e fraternità, testimonianze di un profondo legame culturale e affettivo. Quando il vescovo di San Francisco, Monsignor Sergio Osvaldo Buenanueva, ha saputo della malattia di Monsignor Derio, in un messaggio ha voluto assicurare la sua preghiera. Grazie all'Associazione Piemontesi nel Mondo, presieduta da Michele Colombino, abbiamo avuto un suo breve video che proponiamo anche a voi. Cari amici di Pinerolo, sono Don Sergio Buenanueva, vescovo di San Francisco in Argentina. È per me una grande gioia condividere con voi questo momento di ringraziamento per la guarigione del vostro vescovo, il fratello Derio Olivero. So benissimo che avete pregato molto per lui, pure noi lo abbiamo fatto. Come adesso preghiamo per tutta l'Italia e l'intera umanità, questa è una ora di sofferenza per tutti. Qui da noi la crisi per il coronavirus è appena incominciata, c'è un clima di attesa, un po' di paura nella gente, ma questa condivisione, questo gemellaio spirituale fra le due diocesi ci fa molto bene. Esprime la potenza dello spirito che ci dà la speranza che viene dal cuore del nostro Dio. Uniti nella fede, nella preghiera, nella comune vita condivisa come fratelli e sorelle. Dio ci benedica, la Vergine ci guardi a tutti. Il direttore dell'Ufficio Nazionale di Pastorale Giovanile ha scritto: «Forse non è un azzardo affermare che il nuovo secolo inizia adesso. Questi primi 20 anni del nuovo millennio sono stati ancora espressione del percorso fatto nella seconda metà del secolo scorso. L'esperienza della pandemia ha fatto saltare tutti gli schemi. Quello che sarà è ancora sotto osservazione e andrà studiato con attenzione». È una riflessione che condivido, perché la pandemia ci ha certamente catapultati in un nuovo contesto, per certi versi inquietante. È facile lasciarsi prendere dallo sconforto. Per questo è necessaria una rinnovata speranza nel domani. Abbiamo chiesto una testimonianza ad una mamma, una giovane mamma,
all'ottavo mese di gravidanza. Lei si chiama Martina Gaboardi. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Martina e ho 29 anni, sono una donna incinta all'ottavo mese di gravidanza e quindi ormai quasi al termine di questo meraviglioso ed emozionante percorso. Sono qui perché voglio raccontarvi quella che è la mia esperienza di donna che sta per diventare mamma in un momento storico davvero molto particolare. Sicuramente in questo periodo, in questo momento, la paura potrebbe contaminare alcuni pensieri e rosicchiando qualche granello di felicità. Ma invece quello che io vorrei trasmettere è che la gioia per una nuova vita rimane incontenibile anche in un momento come questo, perché vivere la gravidanza è sicuramente una tra le gioie, tra le esperienze più forti nella vita di una donna, uno sconvolgimento totale, meraviglioso, che andrà a rivoluzionare tutto per sempre. Il tempo scorre lento e mi regala ogni giorno la possibilità di assaporare quella vita che si muove dentro di me, di coccolarla e di vivere le giornate ascoltando quello che mi comunica. E mentre questo tempo scorre lento, non faccio altro che sperare che vada tutto bene. Una speranza alimentata da ogni calcio, capriola o singhiozzo che la vita che cresce dentro la mia pancia mi fa gustare. Quella speranza che è racchiusa nel mio bambino, che si prepara a venire al mondo in un momento storico davvero incredibile. Il Papa, in una messa, ha pregato per noi donne che diventeremo mamme in questo tempo di incertezza, perché il Signore ci dia la forza ed il coraggio di portare avanti i figli con fiducia, in un mondo che sarà per forza diverso. Ma io sono convinta che l'amore per la vita che verrà trionferà sempre su questo mondo e che la gioia sconfiggerà tutti i virus. Siamo quasi arrivati al momento musicale in cui passeremo il microfono a Mauro e Mega, che tra l'altro ringrazio veramente tanto per la loro disponibilità, per la loro professionalità, per aver seguito in modo meticoloso tutta la costruzione di questo evento. Concludiamo qui la carrellata degli interventi con le parole di un sacerdote della nostra diocesi, nonché un amico, Don Massimo Lovera, parroco della parrocchia Spirito Santo a Pinerolo e vicario della zona urbana. A lui affidiamo l'apertura di questo concerto di vita e di speranza. Buonasera. Crediamoci, un inno alla vita e alla speranza. E questo è il titolo del concerto che stiamo vivendo insieme. E la musica ci sta avvolgendo, direi, in un andamento spirale, piacevole, di note di speranza. E proprio partendo da queste note vorrei condividere con voi questa sera una breve riflessione. La prima nota, Do. Do come dono. Come è bello pensare in questo periodo che siamo capaci di essere e di farci dono per l'altro, attraverso piccoli, semplici gesti quotidiani. Il donarci sembra sempre aver perdere qualcosa. In realtà poi diventa una grande, bella ricchezza per la vita di ciascuno. E quando io tendo le mani a qualcun altro sembra che in qualche maniera io perda qualcosa, ma in realtà, avendo le mani aperte verso l'altro, acquisto sempre qualcosa. Quindi la speranza del dono, del riuscire ad essere davvero dono per qualcun altro. Re, come resilienza, parola che si usa molto in questo periodo. La resilienza è riferita a quei metalli che riprendono la forma dopo aver subito un colpo.
E allora essere resilienti significa saper essere non solo resistenti, ma essere capaci di superare gli eventi avversi della nostra vita. E a questo proposito mi è caro citare la testimonianza di un ex partigiano di 97 anni che qualche giorno fa, portando per l'appunto la sua testimonianza, diceva all'intervistatore: mai arrendersi. Diceva: io sono un credente, ho creduto nelle cose, ho creduto in me stesso, mai arrendersi. E poi, con tono scherzoso, aggiunge, ve lo dice uno di 97 anni che non è un pivellino. Mi, come minuto, ogni minuto da vivere che ci è donato è prezioso. Il tempo. E forse in questo periodo stiamo facendo un'esperienza un po' strana del tempo, e a volte ci annoiamo, a volte ci sembra di non investirlo pienamente perché non usciamo fuori di casa. Ebbene, quanto è importante riscoprire il tempo come un dono, e come un dono unico che ti è dato in quel momento, e quel momento non sarà uguale a quello che verrà dopo. Saper vivere bene il nostro tempo. Il nostro vescovo nella lettera pastorale ci ricorda: non resterà il tempo risparmiato, ma il tempo donato. Non resterà il tempo trattenuto per te, ma il tempo speso nelle relazioni. Fa come fatica. È indubbio che, cari amici, in questo periodo chi più chi meno si sta faticando. La situazione attuale è di per sé molto faticosa. Quale può essere il reagente? Il reagente può essere, per l'appunto, contro la fatica, la fiducia. Avere fiducia in se stessi, avere fiducia nella vita, avere fiducia in Dio. Ascoltiamo ancora cosa ci dice Monsignor Derio nella lettera pastorale. Essere adulti significa essere persone che hanno toccato con mano i limiti e le fatiche della vita, ma nonostante tutto credono ancora alla vita, credono al domani. Sol come sole. È difficile credere quando ci sono le nubi che dietro ci sia il sole, ma il sole c'è, e come? E poi quel sole è capace di far filtrare i suoi raggi proprio in mezzo alle nubi. Avere speranza in questo periodo significa sapere che c'è un sole che non ci abbandona e che forse non riesce direttamente a volte a riscaldarci con i suoi raggi, ma poco per volta quei suoi raggi, se noi facciamo spazio nella nostra vita, nel nostro cuore, cominceranno a illuminare, a riscaldare i nostri cuori. E allora è importante crederci davvero che ci sia questo sole di speranza. Là, come lavoro. E qualcuno non ha ancora ripreso, qualcuno addirittura non ha potuto e non potrà riprendere il lavoro. Qualcun altro invece l'ha ripreso in condizioni decisamente faticose, e dobbiamo, credo, essere anzitutto grati a coloro che hanno tanto lavorato in questo periodo, mettendo a repentaglio la propria esistenza, essendo in prima linea come medici, infermieri, operatori sanitari, uomini veramente che hanno speso, uomini e donne che hanno speso energie, tempo, la loro stessa vita per gli altri, così come coloro che hanno lavorato, persone delle forze dell'ordine, della pubblica sicurezza e così via, persone che non si sono mai fermate, persone che hanno creduto di lavorare per il bene di altri. E dicevo, forse qualcuno è tornato a lavorare in situazioni decisamente faticose. Bene, com'è importante allora non perdere la grinta, non perdere il senso del proprio dovere, svolgere quello che si sta facendo con dedizione e con entusiasmo.
E vorrei citarvi quanto mi ha scritto in questi giorni uno studente universitario che poi ha superato brillantemente l'esame, ma è stato un esame che ha richiesto fatica. E allora mi scriveva così: ho passato una settimana dura, ma all'insegna dell'amore, del lavoro e della fiducia. Ho sentito proprio il Signore vicino. Bella questa esperienza, vivere il lavoro con questo entusiasmo, con questa passione. E poi il sì con l'accento, sì alla vita che vince la morte, sì alla speranza che ci fa andare oltre ogni orizzonte buio di pessimismo, sì al coraggio che non ci permette di arenarci, di richiuderci in noi stessi, di ripiegarci su noi stessi. Avrete sicuramente sentito in questi giorni quella bella canzone di Roby Facchinetti, Rinascerò, rinascerai. Il testo e la musica sono state messe in atto quando Facchinetti ha visto quelle immagini terribili dei camion dell'esercito che da Bergamo, la sua città, portavano via le salme, salme molte volte anonime. E allora Facchinetti, colpito da queste immagini, ha voluto insieme ai suoi amici donarci questa canzone, Rinascerò, rinascerai. E l'augurio che rivolgiamo a ciascuno di noi, perché appunto la speranza dei nostri cuori possa essere coltivata, custodita e mai persa. Papa Francesco dice sempre: non lasciatevi rubare la speranza. E allora, ascoltando questa canzone, ravviviamo in noi la speranza e doniamola a chi è vicino a noi. Vi lascio all'ascolto di Rinascerò, rinascerai. Thank you.
ribuonasera. È strano davvero cantare, di solito dopo un acuto non si aspetta l'applauso, noi speriamo che da casa qualcuno l'abbia fatto. Ribuonasera a tutti, ringraziamo il nostro Patrizio Righiero che ci ha condotto in queste testimonianze particolari di tutte queste persone che vogliono essere qui con noi questa sera. Dicevamo, crediamoci, vogliamo davvero pensare che anche la notte più scura alla fine ha la sua alba. Questo è lo spirito con cui vogliamo questa sera dedicarvi queste canzoni. E ci saranno parecchie tematiche. Diciamo che vogliamo partire un pochino a capire quello che è stato negli ultimi mesi, nelle ultime settimane. Sicuramente questo coronavirus purtroppo ci ha segnati, continua a segnarci. Uno degli argomenti che sicuramente o in qualche modo in questo momento è più, manca di più e quindi è ancora più sentito è quello della libertà, è naturale. Siamo chiusi a casa, io resto a casa, lo vediamo ormai dappertutto. Allora vogliamo provare a così percorrere una serie di canzoni legate a queste tematiche. La prima è proprio la libertà. E quale tematica e quale canzone più particolare se non la celeberrima Va pensiero, che l'idea della libertà è proprio, oltre a quella della patria, anche l'idea di nuovi paradisi, di nuovi luoghi. Questo Salmo 137 che ha ispirato chi ha scritto il libretto, Temistocle Solera, che dice appunto super flumina Babilonia, sui flumi di Babilonia, e questi ebrei in Babilonia inneggiavano alla libertà. Stessa cosa che vogliamo fare noi questa sera con questa magnifica aria del Va pensiero, tratta da Nabucco di Giuseppe Verdi. Thank you.
ed era il tema della libertà. Cambiamo tema, continuiamo a sognare, ma nello stesso tempo a pensare a quelli che sono stati i pensieri proprio di questi giorni. Altro tema particolare, la natura. Wow, quante volte vorremmo andare fuori, vorremmo uscire, vorremmo qua a Pinerolo, circondati da bellissime montagne e fantastiche valli, ma dobbiamo stare a casa. Allora abbiamo scelto una canzone che ci aiuta a pensare che al di là dell'arcobaleno il cielo è blu, al di là dell'arcobaleno c'è magari un mondo dove i sogni diventano realtà. E questo Over the Rainbow, che è nato come colonna sonora dal Mago di Oz 1939, è diventato una delle canzoni più cantate nel mondo. E allora come idea di sognare, perché prima o poi usciremo e saremo di nuovo pronti a guardare questi panorami dal vivo e a sognare, a pensare che i nostri sogni possono diventare realtà, ci godiamo questa immagine di questo magnifico arcobaleno Over the Rainbow. Bluebirds fly, birds fly over the rainbow.
Oh, aspettiamo che finisca l'applauso. Signora, grazie, ma grazie mille. Fa effetto, finire di solito uno si aspetta, dicevo prima, gli applausi. Mi auguro ci siano da casa, ma certo. Allora, cambiamo tema, ok? Abbiamo visto la voglia di uscire, la voglia di libertà. Però questo coronavirus, certo, ci ha costretti in casa. Un'altra tematica che sicuramente in questi giorni, in questi mesi, in queste settimane è dentro ognuno di noi è la solitudine. Siamo soli, spesso ci guardiamo dentro e c'è una canzone che aiuta a capire meglio quello che può essere il silenzio. Si intitola proprio La voce del silenzio ed è una canzone che è portata al successo da Andrea Bocelli. Pensa che una volta che uno si guarda dentro, in realtà il silenzio cosa può essere? Un modo di vedere i ricordi, un modo di vedere chi siamo, un modo per far parlare di noi senza ascoltare. Bellissimo. Allora, La voce del silenzio, dedicata a tutte le persone che magari, ecco, sono state sole, sono ancora sole, però possono pensare che ascoltando questa voce da dentro magari capiscono meglio chi sono. O mi auguro anche i fidanzati che presto si potranno incontrare. Quanta difficoltà nel sentirsi a distanza. Nello stesso tempo, anche in questo caso, la voce del silenzio ci fa ancora pensare e ci fa tornare in mente che gli amori non finiscono, rimangono lì, li vediamo, sono dentro il nostro cuore. E allora la voce del silenzio per capire meglio chi siamo e per capire meglio i nostri ricordi e i nostri amori. Forever, love, forever.
la voce del silenzio. E questa era dedicata appunto a tutte le persone che sono costrette spesso, stando da sole, a guardarsi dentro. Ma è bello, scopriamo delle cose meravigliose. E anche a tutti quei fidanzati che sperano che il 4 maggio finalmente si potranno rivedere, magari a distanza con le mascherine. Lo sai bene tu, Marianna, Sergio, perché siete lì che aspettate questo momento da tanti tanti giorni. E in questi giorni, girando, non si può girare, ma vedendo la TV, i balconi, è stato il 25 aprile, e come nazione ci siamo sentiti e ci sentiamo uniti, tutti quanti, al di là delle polemiche, vogliamo combattere contro questo coronavirus, tutti quanti vogliamo tornare alla normalità, o quella che potrà essere dopo questa situazione. Ora abbiamo pensato a una cosa particolare, riarrangiare l'inno di Mameli. Wow! In ultima mesi siamo di solito abituati a sentirlo, non so, suonato dalle bande o cantato dai calciatori. E allora lo vogliamo proporre in una versione un po' diversa. Di sicuro Goffredo Mameli ci perdonerà, e anche Michele Novero, quello che hanno scritto appunto la musica. Spero che vogliano pensare a questo inno come un qualche cosa che va al di là di quello che è la musica, l'arrangiamento, e vuole proprio arrivare ai cuori di ciascuno di noi per farci sentire una nazione unita. Siamo italiani, siamo fieri di essere italiani. Allora possiamo cantare questo inno d'Italia in questa versione particolare, proprio per sentirci uniti, uniti contro la disavventura, come in questo caso, ma uniti perché di sicuro torneremo più forti che mai. Inno di Mameli.
l'Italia, l'Italia che amo. Certo, se qualcuno si è alzato in piedi, si sieda, signora. A posto, finito l'inno, bellissimo, wow. Ma continuiamo con queste tematiche, bello, introduciamo una tematica, una canzone, magnifico. Non l'ho fatto prima, vi presento, mi sembra giusto, Mega, eccola qua. So che state facendo l'applauso a casa. Senti, basta, fantastico, bene. Allora, oggi è il primo maggio, maggio dedicato alla Madonna Maria, mese mariano, festa della mamma, dedicato a tutte le donne, fantastico. Allora, cosa vogliamo fare? Vogliamo prendere una canzone per la prima volta composta proprio appositamente per questa serata. È un'Ave Maria che abbiamo composto Mega e Dio, prendendo naturalmente il testo in latino, il testo tradizionale, e la vogliamo presentare. Assoluta, mondiale, prima volta che viene appunto eseguito questo brano, siamo ben felici di essere qua, guardate che splendida coreografia, che splendido background, come si dice, che abbiamo qua nel nostro magnifico Duomo di San Donato. E allora, questa Ave Maria, come simbolo appunto di tutte le donne, come ripreghiera per la Madonna, appunto per tutte le bellissime guarigioni che sono capitate in queste settimane, quelle che capiteranno ancora, naturalmente in primis quella del nostro carissimo Vescovo Delio. Allora, vi dedichiamo questa Ave Maria e poi... Non è andato via l'audio, vi sto creando questa specie di atmosfera perché dopo ci sarà davvero una sorpresa specialissima, probabilmente quella che tutti vi aspettate. Vedremo cosa sarà. Allora introduciamo a quale momento migliore per pregare la Madonna, pregare Maria con questa Ave Maria che abbiamo apposta composto per questa occasione. Ave Maria! Ave Maria, Ave Maria, grazia.
E quale introduzione migliore per annunciare adesso la sorpresa di questa sera. Sappiamo che questo concerto è dedicato alla guarigione del nostro amato vescovo Delio Olivero. E sappiamo che se fosse stato per lui sarebbe qui questa sera. Ma i dottori, meno male, tenetelo buono, tenetelo buono. Però, come sua consuetudine, naturalmente ha cercato in qualche modo di essere qui questa sera, lo sappiamo, no? E ora c'è chi dice, ma adesso vedremo. Pensate che l'altro giorno ci siamo sentiti per telefono, mi ha fatto un grande piacere, e mi diceva, pensa Mauro, oggi per la prima volta ho mangiato un pezzo di pollo lesso. Mi diceva, è buonissimo, mamma mia, che gusto, l'ho mandato giù, fantastico. È stato tanto tempo, naturalmente, alimentato con le flebo, alimentato in modo artificiale. Quindi, bellissima questa cosa, il pollo lesso, un boccone di pollo lesso che ha cambiato la giornata. Sei un grande Delio. E allora, proprio dedicato a lui, è lui stesso che ha voluto mandarci questo contributo che ve lo lanciamo al volo, perché signori e signori, stiamo per vedere su questi schermi in anteprima mondiale, dopo appunto il coronavirus del nostro vescovo, queste immagini. Non io sono, ma io siamo. Non chi sono, ma per chi sono. Aiutaci, oh Signore, siamo tuoi. Ciao a tutti e buon concerto. Sono davvero molto contento e riconoscente per questo concerto. In modo particolare ringrazio Mauro Mega, che non solo stanno facendo questa splendida iniziativa del classico concerto di maggio, ci mettono anche un'intenzione del ringraziamento per la mia guarigione, ma li ringrazio perché, e vi ringrazio amici, perché in questo tempo vi siete dati davvero molto da fare in mille modi che ho visti, cantare e messi in streaming. Questo concerto ovviamente lo vogliamo dedicare soprattutto ai lavoratori. Vorrei ringraziare e mettere in questo concerto quelli che lavorano negli ospedali. Ho avuto modo qui di apprezzare, ma tantissimo, medici, infermieri, infermiere, personale che lavora qui. Sapeste quando si sono dati da fare, eravamo in sovrannumero, hanno affrontato questa emergenza lavorando ore sotto stress, anche con molta precarietà, anche col rischio di beccarsi il virus. E quindi vorrei dedicarlo a loro, agli infermieri, ai medici, agli ospedali, in particolare al nostro ospedale di Pinerolo, che è veramente un'eccellenza, ringraziamo di avere un ospedale così. E poi voglio dedicarlo ai tanti che stanno faticando, sia a quelli che sono ancora malati in tutte le parti del mondo, sia a coloro che, ahimè, hanno perso, ci sono dei morti, tanti morti. E quindi ci sono persone che piangono, hanno perso dei loro cari, ma soprattutto in questo primo maggio voglio dedicarlo ai lavoratori che stanno faticando, negozianti, commercianti, parrucchieri, trasporti, ristorazione, sono tanti, dipendenti rimasti a casa, tanti che non hanno lavoro, non riescono a lavorare, chissà se riapriranno, dedichiamolo a loro, pensiamo a loro. E allora voglio dedicare questo concerto alla rinascita, Sapete, ho passato un brutto periodo, questo virus è una cosa molto seria e vi confido, sono stato 2 o 3 giorni anche proprio vicino alla morte, mi sentivo morire, ed era purtroppo così, me l'ha detto poi il medico dopo. Ho combattuto lì tra la vita e la morte, grazie alla paura dei medici, grazie anche a un po' di miracolo, sono ancora vivo, sono rinato. E quando ero lì di fronte alla morte ho sentito che tutto evaporava, che tutto sembrava evaporare, andarsene, ma rimanevano 2 cose, la fiducia, per me, credente, la fiducia in Dio e le relazioni che avevo costruito. Queste non sono evaporate, evaporato tutto è rimasto questo,
E allora ho scoperto, toccato con mano, che questo è ciò che conta, la fiducia, per chi crede la fiducia in Dio, e le relazioni. E allora in questo momento buio, lì fuori so, io non l'ho vissuto perché sono stato in ospedale, ma lì fuori so che è buio, che è ancora difficile, che tanti lavoratori stanno piangendo, che molti sono chiusi in casa, che ci sono delle violenze perché chiusi in casa e con delle fatiche. Lì fuori è difficile, è ancora notte. E la morte è la notte peggiore, ma quante notti lì fuori molti stanno passando. Bene, io voglio dire che si può rinascere, che si può, dobbiamo essere noi cristiani portatori di fiducia, portatori di fiducia. Questo è il compito della Chiesa, dei cristiani, portare fiducia. Noi che abbiamo fiducia in Dio possiamo sempre essere dei portatori di fiducia e soprattutto essere persone che costruiscono relazioni. Tocca a noi cristiani, per primi, aiutare a ricostruire relazioni. Saranno le relazioni che ci tirano fuori da questo guaio, da questa malattia, da questa pandemia, sopportare la malattia della pandemia, ma che ci tirano fuori da questa situazione economica, sociale così difficile. Ritrovare il gusto della comunità, di essere comunità, di appartenere a qualcuno. Purtroppo eravamo in una società che aveva il gusto di dire io appartengo a me stesso, io basto me stesso. Non si esce fuori da solo, ma insieme, io l'ho provato, sono le relazioni che mi hanno salvato, cioè veramente la vicinanza di tanti. Bene, insieme usciremo anche da questa pandemia e mantenendo fiducia. Amici, già prima che iniziasse la pandemia, noi eravamo una società che non aveva più fiducia nel futuro. Ma vi ricordate anche solo 4-5 mesi fa? Guardavamo il futuro come una minaccia. Ed era 4-5 mesi fa, non si parlava di virus. Amici, si esce dai guai soltanto tornando a credersi al futuro. E la fede in Dio ci aiuta, sicuro, sicuro che ci aiuta, ad essere portatori di fiducia. C'è bisogno di fiducia e di costruire, ricostruire relazioni e crederci. Sapete, più volte vi ho detto, quando ero di là, insomma, con voi, in alcune relazioni quest'anno, chi è l'adulto? Ve l'ho detto più volte, una bella definizione, l'adulto è colui che ha toccato con mano i limiti della vita e ci crede ancora. Credo che ogni adulto, lo sapete, voi che sentite, ogni adulto ha trovato qualche limite, qualche batosta, magari un lutto in casa, magari delle fatiche affettive, magari dei problemi sul lavoro. Credo che tutti, magari anche piccoli e a volte grossi, batoste le abbiamo provate. E abbiamo continuato a credere alla vita, siamo ripartiti credendo alla vita. L'adulto è colui che a volte è stato bastonato, ma sta ancora credendo alla vita, per aiutare le nuove generazioni a crederci mentre vengono su. Bene, chiediamo anche con questo concerto la rinascita e che noi possiamo essere credenti che portano la capacità di costruire relazioni e adulti. Adulti cioè capaci di fiducia. Sapete, una frase che amo ripetere dice: non c'è un deserto che non nasconda un pozzo. Bellissimo, vuol dire che anche i deserti più aridi da qualche parte hanno un po' d'acqua, prima o poi. Noi viviamo un momento di deserto, ma abbiamo un pozzo da qualche parte. Abbiamo tutte le energie per ripartire. Crediamoci. E allora vale la pena questa sera cantare, sentire bella musica, grazie Mauro Mega, perché cantare è un bel modo per dire ci credo alla rinascita e rinasceremo. Buon concerto a tutti. Fantastico! E sappiamo che ci sono stati commenti in questa clip, gente che si è commossa, ma tutti noi ci siamo commossi. Wow!
Derio, magnifico! E sapete, avete visto, avete notato? Questo non è stato fatto da nessuno, proprio una cosa che è venuta fuori naturale. Sembrava quasi che dietro la testa, dietro la nuca del vescovo, ci fosse una specie di aureola, avete visto? Non che significa che sia già in paradiso, no, al contrario! Vuol dire che è un presagio, che è un augurio, un auspicio, come si dice, Derio santo subito, no? Quindi sarà San Derio da Pinerolo. Wow, fantastico! Secondo me Papa Francesco non avrà nessun problema a nominarlo santo al volo. Stiamo scherzando, ma neanche tanto. Allora, magnifica questa clip, ti ringraziamo tantissimo, Derio. Pensate che all'inizio mi diceva, ma mando un audio, io non mi sono proprio osato dire, ma se ci fosse un video sarebbe fantastico. E poi è partita da lui l'iniziativa, mi ha detto, ma se ti mandassi un video, wow, facciamo lo scoop, eccolo qua. Allora, grazie davvero, Derio. E allora, proprio dedicato a lui, c'è una canzone che dice a un certo punto, tu sei ritornato, tu sei qui tra noi e adesso ti avremo per sempre. E risurrezione, dedicata naturalmente alla risurrezione di Gesù, ma è perfetta per questa situazione, perché sappiamo proprio il Venerdì Santo il nostro vescovo Derio ha avuto il momento più difficile, più duro. Avete letto i giornali, avete letto gli articoli, quando è camminato proprio vicino alla morte, ma è tornato, tu sei qui tra noi, tu sei ritornato. E allora ti dedichiamo queste strofe di risurrezione, vai! Che gioia, wow, di nuovo possiamo dirlo, che bello. Ma sapete che sulla rubrica, sulla pagina Facebook Sorsi di Caffè con Derio, questo che bello è diventato ormai una frase che penso ormai non solo più nelle valli del Pirenorese, ma un po' dappertutto, sarà il nuovo slogan, che bello, perché davvero vivere con la gioia nel cuore, come abbiamo visto il nostro vescovo, come è riuscito a tornare tra di noi con questo messaggio davvero magnifico, ci dà davvero tanta speranza, tanta gioia. La forza della preghiera. Quante persone sono state vicino al vescovo e vicino alle persone che in questo momento hanno sofferto e stanno soffrendo.
la forza della preghiera è una cosa davvero grandissima, davvero molto molto forte. E c'è una canzone che si intitola proprio Preghiera, o The Prayer, che vogliamo dedicare in questo momento a tutti coloro che hanno pregato per il nostro Vescovo, che continueranno a farlo, e in generale alla forza della preghiera, perché non c'è causa, non c'è ragione per cui la preghiera non possa smuovere le montagne, non possa scambiare e cambiare le cose. E c'è una sorpresa, perché grazie alla tecnologia abbiamo un ospite eccezionale questa sera. Pensate che canterà con noi, insieme a Mega, niente poco di meno che Andrea Bocelli. Certo, Andrea Bocelli. Grazie alla tecnologia sapete che ci si può collegare con questi sistemi streaming virtuali, e ne approfitto per ringraziare le nostre mitiche Irene e Clara, che sono qua dalle 7 stamattina erano lì che pensavano a che ora sarebbero arrivate stasera, e quindi che permettono questa possibilità magnifica con questo streaming particolare per cantare The Prayer insieme a Mega, Mauro e Andrea Bocelli. Vai! Lead us
E allora, come si direbbe, grazie Andrea, è stato bellissimo questo tuo contributo. Sì, con la tecnologia tante cose sono belle, tante cose sono possibili. Ma vogliamo adesso fare un momento un pochino più, come si può dire, più intimo, perché in questo periodo, questo coronavirus purtroppo ha segnato tante famiglie, ha segnato tante persone sul lavoro, sulla vita, e purtroppo ha anche tolto l'affetto dei propri cari, tante persone, tanti fratelli, tante sorelle. Non è facile dedicare una canzone a chi ci ha lasciato. E allora abbiamo pensato di lasciarci ispirare dalle nostre montagne, dalle valli pinerolesi, dalle valli in generale, della bellezza della natura, queste vette che si stagliano nel cielo. E c'è una canzone scritta da Giuseppe De Marzi qualche anno fa, Signore delle Cime, che parla proprio di un fratello che ci ha lasciato, ma in realtà continua a camminare, continua a percorrere i sentieri nelle montagne del paradiso. E allora vorremmo dedicare questa Signore delle Cime a tutte le persone che ci hanno lasciato, ma ci hanno lasciato qua, su questa terra. In realtà sono solo da un'altra parte, su un'altra montagna, e continuano a percorrerla, lì nel paradiso, nelle tue montagne, Signore delle Cime. Thank you.
ed era quindi dedicata a tutte le persone che sono solo di là, sono su queste altre montagne, ma sono sempre con noi. E adesso abbiamo un contributo specialissimo, perché mi diceva il nostro Patrizio che ci stanno seguendo anche dall'Argentina. Allora ciao, non so come si dica hola, non lo so, ciao. Noi ciao lo diciamo in modo internazionale, tutti lo capiscono. Oppure bundi, così abbiamo questa frase piemontese che arriva anche oltre oceano. Pensate che Pinerolo Cerea, ecco Cerea, grazie Patrizio. Pensate che Pinerolo appunto è gemellata con San Francisco, non San Francisco US, ma San Francisco nella provincia di Cordova in Argentina. E il nostro grande vescovo Sergio Osvaldo Buenanueva, tra l'altro, come si fa a chiamarsi grande vescovo? Anche lei Buenanueva, buona notizia, bella novella, solo un vescovo può chiamarsi così, fantastico. E pensate che abbiamo il maestro Fabio Banchio che ha registrato per noi una comparsita, questo celeberrimo tango argentino, in questa versione con il pianoforte, mentre scorrono alcune immagini di questo magnifico gemellaggio Pinerolo e San Francisco. E allora andiamo con la comparsita! E allora grazie mille al maestro Fabio Banchio per questa comparsa. Signora, la ballata, l'ho vista, guardi che si vede, di qua si vede, ho visto che era lì che si muoveva, fantastico. In effetti un bellissimo tango, questo magnifico, questa magnifica comparsita. Ma continuiamo, abbiamo ancora due argomenti che vogliamo dedicarvi, che vogliamo proporvi. Abbiamo pensato, visto che il nostro vescovo è così attento e sempre molto vigile, diciamo, nel
fare attenzione anche al dialogo interreligioso. Abbiamo pensato a una canzone che vada bene così per tutti. Comunque l'idea del miracolo, crediamo ai miracoli. E allora abbiamo pensato di scegliere questa colonna sonora dal Principe d'Egitto, When You Believe, canzone celeberrima portata al successo niente poco di meno che da Mariah Carey e da Whitney Houston. E questa sera ve la proponiamo nelle due versioni, una parte in italiano, che in Italia è stata cantata da Ivana Spagna, e una parte in inglese. L'idea però è quella di credere ai miracoli. Se noi iniziamo a credere nei miracoli, siamo poi già a metà strada. E ci ha fatto molto effetto leggere le parole del nostro vescovo che ha scritto: Maria e il Signore hanno fatto il miracolo insieme ai medici, agli infermieri, ai dottori. Quindi, wow! Dedicata naturalmente al vescovo, ma a tutte le persone che in questo momento sono riuscite a sconfiggere questo brutto male, e sicuramente lo zampino di qualcuno di lassù c'è sempre stato, perché vogliamo continuare a crederci. Crediamo ai miracoli. Il titolo è proprio Se crederai, e la versione inglese When You Believe. Allora crediamo ai miracoli, perché i miracoli anche oggi ci sono. Molte notti noi neghiamo senza chiederci se in quel buio fosse già la nostra verità. Ora non la fai, la fede sa proteggerci. La speranza può cambiare la nostra realtà. Credo ai miracoli, conti i miracoli sono da noi, e condividerli potrai se crederai. Questo tempo in cui sperare non è facile, e la gioia che c'è in noi nel vento fu la fine, ed ora sono qui, il cuore così fragile, cerco in me la forza che io non si
When you believe, se crederai, wow, adesso ci crediamo davvero ai miracoli. E in effetti il nostro vescovo ne è un esempio vivente, è proprio il caso di dirlo, wow. E allora continuiamo, abbiamo ancora due sorprese speciali. Questa è un'amica speciale che ha voluto anche lei, pensate, da casa, in questo momento, dedicarci una canzone. Lei si chiama Valeria Tron ed è molto conosciuta qua a Pinerolo. E allora, visto che si è voluta presentare da sola, fa tutto lei, come si dice, se la suona e se la canta, diamo la linea direttamente alla nostra Valeria Tron! Buonasera a tutti e grazie per questo invito al concerto del 1° maggio a porte chiuse, ma in realtà un concerto aperto alla condivisione. È sicuramente un 1° maggio differente, sofferto, di sospensione e purtroppo anche di dolore, ma anche un 1° maggio speranzoso e di gioia per chi è in via di guarigione e, o chi è guarito e può tornare a casa ad abbracciare i propri cari. La speranza, così come l'empatia, sono a mio avviso talenti naturali, ancore e doti, che ci sollevano lo spirito e ci aiutano a guardare in prospettiva. La speranza è anche nell'atto creativo, per cui nella musica così come nell'arte. Questa sera voglio regalarvi una canzone per come è nata, una canzone nuda, cioè nel primo momento, potremmo dire, il primo pianto di una canzone. Una canzone nasce sempre con una grande dose di speranza e Frisa e Brino non fa eccezione. Vedrete nel video la mia cucina, insomma una situazione conviviale con Claudio Bonetto e la si stava provando appunto per la prima volta. Ecco, mi piace consegnarvi appunto la speranza pura che c'è nei primi minuti quando nasce una canzone. Frisa e Brino, briciole e brina. Le briciole sono quelle che lasciamo cadere, che però possono essere essenziali per qualcun altro. Immaginiamo per esempio d'inverno la neve, gli uccellini, le briciole che li nutrono. E la brina, che è quel sedimento che ghiaccia e immobilizza le cose tutte finché non arriva il sole e le libera. Ecco, noi forse in questo momento di cattività, di clausura nelle nostre case, siamo un po' imbrigliati, ci sentiamo ghiacciare i pensieri, ma basta poco, basta una notizia lieta, basta appunto aver speranza che con sole caldo ci libera. Vedrete che questa canzone mette in relazione tre cose: l'uomo con l'uomo, perché è un invito a ritrovarsi, a danzare, ad essere insieme alla condivisione, l'uomo con il creato, e in questo tempo devo dire ho riflettuto molto sul posto che noi teniamo e su quanto sia indispensabile condividere questo mondo con tutte le creature che ci circondano e ne hanno diritto. E poi l'uomo con Dio. C'è una frase che dice: ma se non passo con chi m'attardo a chiacchierare di stelle, ovvero se non cammino, se non mi metto in cammino nella fiducia, nella speranza e nella fede, a chi rivolgo? Dove le rivolgo le mie preghiere? Vedrete la traduzione del testo a lato, perché ovviamente è scritta in patois, e con Frisa e Brino non posso che augurarvi un maggio di abbracci ritrovati, di rinascita nei pensieri, nelle azioni, un maggio che ci porti davvero un po' di gioia e molta, moltissima speranza. Ancora grazie. Sola canta Dio con la terra in pace.
mo prisa e brino sgunda crotta sai sola carta e bio con la terra in pè terra che ser mauso friu blau terra che ser mauso friu blau no terra che ser mauso. Grazie alla nostra Valeria Tron per questo contributo direttamente da casa. Avete visto, proprio come dice lei, questa canzone così come è nata. E questa è una cosa molto bella, perché sentite come i cantautori così esprimono questa loro gioia di vivere, questo loro modo di interpretare la vita con le canzoni. E siamo giunti alla fine. Tra l'altro, dopo il nostro Patrizio ci leggerà due commenti che ci ha mandato il nostro Dario. Wow, grazie mille, siamo davvero felici di aver ricevuto i tuoi commenti. Abbiamo l'ultimo brano, l'ultimo tema che è quello un po' iniziale. Questo concerto, questa serata si intitola Crediamoci. Crediamoci significa proprio continuare a vedere le cose in modo positivo, in modo propositivo. E come diceva il nostro vescovo Dario, mi sono ascoltato questo video, ho pianto tanto, però non c'è deserto così arido che non abbia un pozzo. E quindi la possibilità di scoprire le cose belle anche quando sembra che tutto vada storto. Questo è lo spirito con cui vogliamo lasciarvi e con cui vogliamo dedicarvi l'ultima canzone, che è tratta da un'opera famosissima. Come dicevamo prima, vogliamo alla fine tornare ad abbracciarci, vogliamo alla fine tornare a essere felici come lo eravamo, vogliamo vincere, a ringraziare tutte le persone che questa sera hanno reso possibile questa serata. Vi ricordo tutti gli interventi, il nostro infermiere Graziano, il professor Rinaldo Merlone, il nostro vescovo Sergio Osvaldo Buenanueve dall'Argentina, la mamma Martina, Don Massimo Lovera, il maestro Fabio Banchio, Valeria Tron, Patrizio Righiero e il giornale Vita Diocesana Pinerolese, le mitiche Irene e Clara, la parte tecnica, il comune di Pinerolo che ci ha aiutato anche a promuovere questa serata, Don Luigi, parroco del Duomo, Don Pier Giorgio che è venuto a aprirci il Duomo, ci ha messo tutto a disposizione, davvero grazie. E un ringraziamento speciale naturalmente va a lui, al protagonista di questa serata, a colui che abbiamo voluto dedicare questa serata perché ti vogliamo presto presto con noi, a te Dario Olivero, il nostro amatissimo vescovo. E allora, all'alba io vincerò, voi sì, perché ci vogliamo credere fino in fondo. E allora nessun dorma, tutti svegli, perché all'alba dobbiamo vincere! Nessun dorma,
Gino, questo applauso virtuale ma reale, perché mette insieme tutti i tantissimi che hanno seguito da casa questo evento e che hanno anche commentato. Ci sono stati tantissimi commenti sia su Facebook sia su YouTube. Anche Delio ha commentato e ha scritto due messaggi. Ringrazia, dice: grazie di cuore, che bello, abbiamo bisogno di cose belle per reggere al peso di questo periodo. Un abbraccio a tutti, grazie a chi è intervenuto. Io vorrei aggiungere veramente un grazie di cuore soprattutto a Mauro e Mega, perché la loro capacità di coinvolgimento, la loro voce, la loro bravura e il loro entusiasmo ci hanno coinvolti, hanno coinvolti quanti ci hanno seguiti da casa e sicuramente presto ci risentiremo per un'altra iniziativa del genere, cioè, che ci fa stare bene. Buonanotte a tutti e arrivederci. Sono, ma io siamo, non chi sono, ma per chi sono, aiutaci.